Benvenuti da S dell'SMT e da M dell'MST. Ok, ci siamo capiti. Siamo qui oggi per la nostra seconda doppia recensione. Ma fermo, che bella voce hai? Ma che bella voce ho? Che bella voce abbiamo, figa. Abbiamo fatto serata, ragazzi, siamo tornati a casa alle 5, quindi scusateci. Alle 6. Vabbè, differente. Era per fare un po' più i fighi, no? Per tornare un po' più ragazzi seri, posati. Comunque, lasciamo stare. Oh, cazzo. Siamo qua a recensire due bellissimi fucili a pompa. Carica anche lei, così fa molto figo. Bravissimo. Perfetto. Uguali nell'aspetto, ma diversi nel profondo. Nel profondo, esatto. Jin Jong, Double Eagle. E SAS 12 della Franchi. Chi cazzo mi ha sentito la Franchi? Io sinceramente no, però vabbè. Però il fucile, poi è carino. Diremo, questa è una peculiarità del mio fucile. Vabbè, dopo con calma. Questa Franchi mi ha esaltato. Ok. Cominciamo le differenze estetiche. Differenze estetiche abbiamo. Allora, esteticamente parlando proprio di forma, siamo uguali. Identici. Siamo uguali. Vabbè, adesso lui è il calcio. Sì, vabbè. Uguali, ok. Cosa cambiano? I materiali. I materiali esterni. Lui ha la parte gommata per appunto per caricare il pompa. Adesso non so che cazzo si chiama questa parte qua sotto. Ma vabbè, per caricare il pompa. Vabbè. La grip qua del coso, del motorino, che poi ovviamente non c'è, però è la famosissima grip del motorino. E il calcio, da parte dietro ce l'ho anch'io gommata, però è il poggio a guancia che è gommata la sua. Invece il mio, l'unica parte gommata è dietro il calcio, appunto, a parte. Questa è l'unica grande differenza per quanto riguarda il materiale del fucile. Poi alla fine è sempre il classico ABS, sì, sì, cinese, però, quindi no, se ne frega. No, è fatto bene. No, è fatto molto bene, ragazzi, non si muove nulla, non si muove. Ok. Okay. La grande differenza di questi due fucili. Fermo un attimo. Volentieri. Il RIS l'ho montato io e il reflex ovviamente è mio. Ovviamente okay. Esce anche il suo come questo, però senza Lucas. E come il mio, anche il suo c'ha due cavolo di mirini super bassi, super scomodi, che però il mio fucile ovvia questo problema con questo metodo. Con appunto l'inclinazione del calcio verso la parte esterna, verso la parte destra, quindi chi è mancino si attacca il cazzo. Allegramente, anche quando tu devi cambiare spalla in urbano, ti attacchi veramente a... Proprio. Per far sì che quando vai a prendere appunto i mirini tu riesci a mirare con la testa dritta. Ed se guardate S, ha la testa dritta e non deve girare così. La testa, okay? Basta che spingo via il poggiaguancia con la guancia appunto e riesco a mirare. Sì, vabbè, facci vedere. E riesco a mirare con i mirini. Ovviamente, utilizzando una maschera facciale, questo sistema è iper fastidioso perché la maschera ti va a finire qua dopo. E quindi automaticamente tu non riesci più a respirare. Infatti io ho avviato con un bel reflex alto e a posto. Ma alto. Ma ora passiamo alla potenza, allora, dei fucili. Prima della potenza direi la peculiarità che differenzia internamente il tuo e il mio. Ma io comincio con la potenza invece. No. Va bene, allora comincia come cazzo che vuoi. Allora, S dispone di un pompa classico che quello che tutti conoscono, il soft air. Tre canne. Quindi spara tre pallini alla volta. Abbiamo sti bossolini qui, eccoli qua. Che si inseriscono, tolga così si può vedere, tolga, che si inseriscono in entrambi i fucili tramite l'apertura di questo sportellino qua, tramite questa levetta, ma facciamo vedere dopo, bene. Ovviamente la cosa che è in questo fucile è che quando tu togli via il bossolo parte via in proprio in maniera molto realistica e godi come uno stronzo. Io metto sempre la mano sotto. Beh, ovvio, cioè non è che dopo devo perdere mille bossoli ogni volta. Io ne ho già perso uno. Beh, è un figo lui. Comunque, stavo dicendo? Stavo dicendo che lui ha tre canne, ovviamente non c'è loop up e la gittata è... Che gittata? Vabbè, chiamiamola gittata, lo sono 20? Distanza utile sono 15 metri, 15 metri. Dopo i 15 metri anche con i 0,25, cioè, i pallini non lo senti neanche più addosso. Secondo me la potenza già di questo fucile qua, se giri intorno ai 0,4. No, sarà 0,7. Secondo me è un 0,4. No, anche perché è impossibile, cioè, i cronografi non lo prendono perché spara tre pallini. E ne spara tre. Abbiamo provato a mettere un solo pallino nel caricatore e caricarlo. Il cronografo segna 0,10. C'è quel quadro che non cosa. Cioè, esatto.
L'ho pensato anch'io. Invece la Franchi mi ha esaltato perché. Vabbè, prima abbiamo detto che qua lui ha tre canne, io invece ne ho solo una. No, posso vederlo, posso vederlo. Ok, ho solo una canna. Ho la regolazione UPAP bellissima che va a tacchettini. Vabbè, dopo. Non dopo... c'è bisogno di avvicinarci, ho detto che dopo facciamo una panoramica come sempre. Capisci? Lei sono proprio incoglionito, sta ieri sera, vabbè. Capito poco. Sì, vai, parla, dai. La cosa incredibile, cosa che non ci credevo, nella scatola c'è scritto che è Uber Ciao. Minchia. Abbiamo cronografato e fa 1 e 4. Minchia. Ho un Jowl e 4. Originali fuori scatola. La cosa incredibile è che se sparate con un cecchino o sparate con questo pompa, è uguale. Se quando mi muovo l'altro forte del poggiaguancia, ma non si muove. Sto provando, ma mi sto facendo male, basta, quindi smetto. Ok, chiedo scusa. Quindi ragazzi, quando questo fucile qua vi punta, cazzo, è un fottuto... Anche se siete lontani da me, mi prendo lo stesso. Sì, ovviamente lui non l'ha ancora mai usato, non lo userà mai, perché ovviamente over già non si può usare in Italia, ragazzi. Mi raccomando, non sbagliamo su questo punto, non usate armi over. Però vabbè, per tirare al piccione, come si suol dire, diciamo che è molto divertente. Con quali... Questo qua fuori è bello sparare, molto 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 carino. Cioè, quindi poi ci divertiamo, non è un problema. Allora, noi amiamo gli animali, ma non i piccioni. I piccioni cagano sulle macchine, non è possibile. Comunque. Con questo, penso di aver finito. Sì, altro da dire, non... No, vabbè, nella scatola vi danno un BB loader, 4 bossoli, la cinghia appunto per portarselo dietro. Nella scatola di questa invece danno il fucile, un BB loader del cazzo che mi sono rotto tipo dopo 3 bradrat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 
parte, costano circa 10 euro, ti danno 4. Sì, sì, no, invece a me ne danno 4. E più. Ogni bossolo, sia del mio che adesso, che poi sono identici bossoli, contengono 30 pallini. Esatto, lui può sparare 10 volte, io 30 volte. Esattamente. Figa, questo matematico Michele mi piace. Andrei, comunque, possiamo salutare. Allora, da S è tutto. Da S è un cazzo, perché vi devo sempre ricordare, lui si dimentica sempre. Iscrivetevi sempre al canale. Dai, c'è una canzoncina sotto, dai. Ma c'è già nell'editing. E fallo senso, dopo togli la musichetta e poi si tira la mia. Ricordiamo sempre, ma deve essere il sottofondo. Più basso di così cosa deve sto fare. Deve essere ancora più basso. Ok, sto zitto. Oggi è meglio. Allora, iscrivetevi al canale, commentate nei commenti, perché non potete commentare se non nei commenti, giustamente. E niente, andate anche sulla pagina Facebook, è tutto sotto nella descrizione, linkato manetta. Twitter, abbiamo anche un sito blog, vaffanculo. E niente, basta, posso. Penso di aver finito. Da S è tutto. M uguale. Ci vediamo alla prossima recensione. Ok, la prossima niente spoglierini, basta. Ciao belli.